Per creare una lista di abbonati bisogna fare una serie di cose, ma queste cose sono utili, sono decisive, perché la lista di abbonati è importantissima. Voglio scandirti sei motivi, forse mi ripeterò un po', ma sei motivi per i quali avere questa lista di abbonati, secondo me, fa tutta la differenza nel mondo. Numero uno, perché? Per poter costruire un servizio sostenibile che non si basa sulla pubblicità, la prima cosa che devi avere è la facoltà di comunicare con i tuoi clienti. Quindi scordati che tu possa comunicare con i tuoi clienti attraverso il tuo sito web o il blog. Quello è un canale, ma non è un canale sul quale puoi contare. Non è come la radio che gli ha incollato una frequenza e la mattina quando l'accende sente te. Quello quando accende il computer o lei quando decide di andare a leggersi le informazioni, leggerà in base a quello che cerca, a quello che gli serve, all'ultima newsletter che gli è arrivata e quindi la newsletter dove gli è arrivata? Nell'email. E quindi è decisivo per poter fare un business sostenibile che non è fondato sulla pubblicità l'aspetto di dover avere una lista. Due, perché te lo dico, lo ripeto, lo ribadisco, lo dicono tanti altri, non l'ho inventato io, non è una mia idea. Il business del futuro, il marketing del futuro è basato sulle relazioni. Quindi se non hai un canale di comunicazione diretta, non riesci ad avere uno scambio. Le persone si scorderanno di te e dopo che ti hanno conosciuto non ti torneranno a trovare. Ok? Per poter aumentare la tua credibilità, la tua autorevolezza per poter dare dei contenuti di valore alle persone, appunto, non puoi strillare sul tuo sito. Sul tuo sito ci puoi mettere le cose, ma devi avere un canale preferenziale per cui puoi bussare alla loro porta e dirgli: "Uè, tu sei appassionato di questi barattolini di vitamine dannate perché fai lo sport? Ma lo sai che ci sono delle nuove regolamentazioni che... Ah, ma lo sapevi tu da quest'anno che... Vieni a vedere la mia nuova guida, guarda che ho preparato un catalogo di... una tabella comparativa, Questo se tu glielo scrivi in maniera carina ed educata, ma perché non dovrebbe venire? Ma gli devi dare questo buon motivo, no? Quindi questo è il mio motivo numero 3. Motivo numero 4. Per avere la conversazione devi ogni tanto domandare, chiedergli delle cose, ma appellarti a loro, domandare aiuto, fargli condividere delle storie, sentire che problemi e difficoltà incontrano, quindi l'email ti serve per poterti far conoscere, per poterti far apprezzare di più, condividendo con loro quelle che sono poi le tue scoperte, le tue intuizioni, le cose che avvengono realmente nel cammino che fai e che è quello che interessa a loro. L'email è indispensabile per poterlo fare, secondo me non lo puoi fare altrettanto bene sul sito, sì, il blog servirebbe proprio a quello, ci sta. Ok, se lo fai secondo me nell'email ci sta ancora di più. Ultimo motivo che ti posso dire, l'email è lo strumento ideale se li vuoi invitare a qualcosa. Fai un evento, un webinar come questo qua, eccetera. Io lo posso annunciare con i banner da tutte le parti, dirlo a tutti i siti amici, metterlo su Facebook, ma ti garantisco che il risultato che ottengo nel far sì che le persone si iscrivano, farà mandare un'email e spargere banner e pubblicità su tutti i miei siti web e le presenze sociali è da 1 a 10. Cioè i risultati che ottengo mandando un'email sono 10. I risultati e lo sforzo per fare tutto il resto è 10 e il ritorno è 1, 2. Dici però, ho la possibilità e i mezzi per farlo, faccio anche quello perché non lo butti via, ma se non ci fosse l'email non saresti probabilmente qui tu. Quindi questi sei motivi essenziali, semplici, semplici, perché secondo me è così importante creare una lista di abbonati.